Ci troviamo a Magenta, all'asilo Giacobbe, dove oggi è stato assegnato l'encomio solenne a Carlo Ronzio, già presidente dello stesso asilo. Ciao Vicky, sapete che è venuto a trovarci oggi? Alcune persone sì, chi è venuto? Il presidente Carlo Ronzio, il presidente, per tanti anni avete visto in questo posto, in questa scuola. E per ringraziarlo dei suoi 30 anni di servizio a questa scuola, sono venuti il vice sindaco di Magenta e pensate un po' il signor sindaco di Magenta. Un applauso. La nostra gratitudine è assolutamente, per tutto quello che i riconoscimenti del comune hanno una caratteristica, sono a 0 euro, sono a 0 euro, ma non è quello che conta. No, in realtà noi abbiamo voluto conferire un encomio solenne con questa motivazione. Guardate che io ci vedo poco, sento chiari la lettura. Per l'impegno proficuo, con passione e dedizione, in oltre 30 anni di attività a servizio dei bambini, durante il loro fondamentale percorso di crescita, attraverso la promozione del valore educativo e la felice gestione dell'Associazione Scuole Materne di Magenta. Io mi ricordo quando io e Silvano Comandante abbiamo trovato dei documenti, no? Ci abbiamo messo un anno per catalogarli e vedere esattamente la storia di questo libro, la famiglia Giacobbe. Mi diceva però il Presidente che a casa è tranquillo, però dice chissà se quei giovani riusciranno a farmi bene. Preoccupazione va bene quando le risolvi tu, quando le affidi agli altri, perché la preoccupazione c'è fuori, tanto rimarrà sempre.